Live Social. Amici di Radio Lombardia, la nostra nottata insieme continua in un modo un po' particolare. Qua con me ci sono Chiara e Gammi. Benvenuto e buonasera. Ciao. Ciao. Allora, voi siete i tre quarti, giusto? Delle Viola Fuel, giusto? E yes, abbiamo un cartello, esatto, che però serve di rappresentanza. Bea, ci vogliamo bene. Perfetto, perché Bea non è venuta? C'aveva da fare. L'unica che lavora. Era impegnata, vabbè. Voi invece non fate niente. Quindi niente, mantenute. Ok, allora, da quanto tempo esistono le Viola Fuel innanzitutto? Beh, le Viola Fuel esistono dal 2013, però in realtà con questa formazione da un paio d'anni. Da un paio d'anni, perfetto. E chi sono i membri storici allora? Io. E basta, perfetto. Allora, io direi a questo punto, partendo da sinistra, cioè dal fondo, diteci che cosa fate nella band, cioè che cosa suonate sostanzialmente, no? Io faccio casino e basta, sono la batteria. Perfetto, senza nessuna tecnica, no, non così, usa neanche a caso, le bacchette, insomma, va con così. Le mani. Poi se volete vedere qualche video ogni tanto nostri, le lancio i piedi. Invece le due Chiare che cosa fanno? Chiara 1? Io canto e suono la chitarra. Invece Chiara 2? Io suono il basso e faccio i cori. E Bea è la seconda chitarra? Esatto. Ok, perfetto. Perché voi suonate rock, giusto? Yeah. Ok, intanto che genere di rock? Perché rock fa un po' generico, ma c'è il punk rock, c'è tanto rock, no? Voi dove vi, diciamo, andreste a posizionare? Adesso mi risponde come tutti gli artisti e dice: ma a noi non piace etichettare. No, aveva la risposta pronta. Beh, diciamo che è un rock più sull'alternative. Mm-hmm. Prende un po' spunto dall'indie anglosassone, mm-hmm, non italiano. Okay. Anche perché i nostri brani sono in inglese. Però ecco, dipende un po' dal brano, nel senso che c'è quello un po' più cantautoriale, tra virgolette, okay, è quello che ha più influenze sul grunge, per esempio. Mm-hmm. Comunque non disdegniamo aperture catchy. Ci possono sempre stare. Sono curioso allora sui vostri background musicali da ascoltatrici, però, no? Perché poi quello ti fa la formazione quando vai a suonare. Che genere di musica ascoltate? 1, 2, 3? Rock, ovviamente. Sempre. E jazz, così mio marito è contento, che batterista. Amore, ascolto jazz. Io il jazz lo adoro. Ma lo ascolta forzatamente, nel senso, quando lo suoni tu. Esatto, non ha scelto. E invece le Chiare, Chiara 1, che cosa ascolta tendenzialmente? Allora, io ascolto prevalentemente anch'io rock, più sul grunge, magari, mm-hmm, anche metal alle volte, però non disdegno la classica. Ma lei sembra un tipo tutto pacato, tranquillo. No, ah, no, io no, ascolto, no, il death non metal. Ne avete idea. No, mi trasformo. Invece la Chiara 2 che cosa ci dice a questo proposito? Ma allora, io principalmente anch'io rock, mm-hmm, ma sono più sul metal. Ok. E le canzoni dell'asilo che ogni tanto metti in macchina. È una cosa che non ce la faccio a togliermela proprio. Se la porta dietro, droga. C'è questo... La mattina mi devo svegliare con la canzone della Peppina, se no, cioè, come lo bevo il caffè. Va bene, ragazze, la vostra band è partita direttamente con facendo musica propria. Ecco, qui lascerei la parola a Chiara, perché... Chiara. Ok, yes. Beh, all'inizio c'era anche qualche cover, giusto, mm-hmm, come riempitivo, ma beh, adesso facciamo assolutamente solo inediti. Avete fatto un album, 2, 15, 20? 25. 25. È uscita il 26esimo. Con quello in omaggio per, esatto, chi li comprava tutti. No, in realtà è uscito il nostro primo singolo ufficiale lo, mm-hmm, scorso ottobre. Ok. Avevamo fatto un demo qualche anno fa e adesso fra poco incideremo, mm-hmm, il nostro primo EP. Serio. Perfetto, ma stasera noi... Perché un EP non serio l'abbiamo già fatto. Ah, ecco. Ci serviva un fermaporte, abbiamo detto, vabbè, dai. Beh, giusto, c'è chi scrive libri, chi fa, ognuno. Cioè. Ma sentite, ragazzi, adesso, a parte gli scherzi, oggi vi ascolteremo anche, ascolteremo una vostra canzone che si chiama come, innanzitutto? Si chiama Stuck in a Rut. Ok, di che cosa parla questa canzone? Raccontateci un po' la sua genesi, cioè com'è nata, no? Qui lascerei ancora la parola a lei, visto che è lei che l'ha scritta. Esatto. Beh, parla solo... Colpevole. Stuck in a Rut parla di tutte quelle situazioni di stasi, no? Mm-hmm. Quando si rimane intrappolati in una situazione dalla quale non si può uscire, mm-hmm, quindi parla un po' di quello, relativo a un aspetto relazionale, però può essere, diciamo, esteso
a tutte quelle cose che ci rendono impantanati nella vita. Cosa ti ha ispirato per scrivere il testo della canzone? Ma una situazione che stavo vivendo in quel momento, come sempre accade, perché per me scrivere è proprio un modo di esprimere quello che sto vivendo. E invece a livello musicale, poi come è nata? Diciamo, l'hai portata in sala prove, come si dice, calcaccio un testo. Funziona così in genere, che Chiara ci dice: ragazzi, ho scritto un nuovo pezzo. E diciamo: dai, mangiacelo, mandacelo. Mandacelo, e ognuno ha la sua parte da elaborare, e quindi la base ovviamente esce da lei, poi ognuno lavora sul proprio strumento. Ok, ho capito. E sugli arrangiamenti. Ed escono fuori le Viola Fuel. Escono fuori le Viola Fuel. Il nome invece da dove viene? L'avete preso da un canale YouTube? Da dove viene? Quello il di cui nome? Parlavamo prima. Da dove viene il nome Viola Dalla Fuel? Dalla Kuwait. Da famosa pubblicità. No. No, allora in realtà anche qui mi sa che devo parlare io. Già. Allora, pregato. Viola ci piaceva come nome, in quanto è, oltre ad essere un colore, uno strumento musicale, la voce di un verbo verbale certo, di un verbo, e anche un fiore, quindi è polivalente, diciamo così. È un colore molto particolare che amo. Adesso l'abbiamo amato anche noi, abbiamo portato ad amarlo. Sì, ma infatti stavo notando che lo portiamo ovunque, quasi sempre. E dopodiché avevamo varie combinazioni possibili, e abbiamo fatto un sondaggio con i nostri follower, è venuto fuori Viola Fuel. Perfetto. Sentite, vi chiedo se avete qualche progetto in cantiere per il prossimo futuro, visto che avete fatto comunque il vostro EP serio. Farlo. Da fare. Per quando uscirà l'intervista l'avremo pronto sicuramente, ci impegneremo per questo. Quindi che cosa avete nel cassetto oltre a questo? Tanti a cui sogni. State lavorando, tanti sogni, giustamente. Dove suonate dal vivo in genere? Dove vi possiamo trovare? Bergamo, tantissimo, perché le bastardine qua sono tutte di Bergamo, io sono l'unica di Milano. T'han fregato. Esatto, però adesso stiamo lavorando anche la Bea. Però adesso stiamo lavorando per spostarci anche su Milano, abbiamo avuto ed avremo degli eventi importanti, e apriremo delle band, insomma ci stiamo impegnando, quindi Bergamo e Milano. Allora fate così, seguitele come Viola Fuel su Instagram e Facebook, così i loro eventi li scoprite tutti. Se vi perdete qualcosa o vi accorgete che non fanno abbastanza live, vi mandate una mail all'indirizzo mail violafuel@gmail.com per lamentarvi. Se volete ascoltarle nel tempo libero o dopo aver ascoltato un concerto, le seguite come Viola Fuel su Spotify o su YouTube come Viola Fuel Rock Band, perché uno diverso ce lo dovevano mettere, no? Sì, esatto. Allora a questo punto io, dato che Chiara ha fatto tutto in questa intervista, no? Le facciamo annunciare anche il brano, no? Dici il titolo del brano e il nome degli autori. Questo è Stuck in a Rut by Viola Fuel. Stuck in a Rut, Viola Fuel, non me ne andate. Running out. The devil is gonna break me.
ciao.